Si apre alle 8:30 la lunga giornata della Eternit. Di fronte al Tribunale di Torino comincia la processione di quanti chiedono giustizia per centinaia di morti ingiuste. Associazioni, familiari delle vittime, ex lavoratori della fabbrica di morte tuttora ammalati srotolano striscioni e aspettano. Alle 13:15 il presidente del Tribunale di Torino, Giuseppe Casalbore, pronuncia una sentenza destinata a fare scuola. In nome del popolo italiano, il Tribunale di Torino, visti gli articoli 533 e 535 Codice della Procedura Penale, dichiara De Cartier, De Marchand, Jean-Louis e Schmidhain e Stefan colpevoli dei reati loro contestati al capo A della rubrica, relativamente ai fatti successivi al 13 agosto 1999 e colpevoli dei reati contestati al capo B della rubrica, rispettivamente commessi dal 27 giugno 1966 e dal 18 settembre 1974 in Cavagnolo e Casale Monferrato. È la fine del processo Eternit, il più grande della storia in materia di vittime dell'amianto. 2.191 sono i morti accertati, 665 i malati a causa dell'esposizione alle fibre di amianto tra i comuni di Casale Monferrato, Cavagnolo, Rubiera in Emilia-Romagna e Bagnoli in Campania. Ma solo le cittadine piemontesi riceveranno giustizia, per le altre due il reato è stato prescritto. E poi 6.000 parti civili tra familiari, associazioni, amministratori pubbliche e una mole di richieste di risarcimenti. Sui due imputati, il miliardario svizzero di 64 anni, Stephen Schmidhain, e il barone belga, Louis de Cartier, oggi novantenne, pesa la condanna per disastro doloso permanente, omissione dolosa di misure antinfortunistiche. Erano stati chiesti 12 anni, aumentati a 20 a causa della continuazione del reato. Ne sono stati confermati 16. L'importante, dicono i familiari delle vittime, è la parola colpevoli. Per quasi tre ore il presidente del tribunale ha snocciolato i nomi di coloro che si sono costituiti parti civili al processo. Padri, madri, colleghi di lavoro, amici di tanti uomini e donne che hanno perso la vita divorati dall'amianto. Per il Pubblico Ministero di Torino, Raffaele Guariniello, è stato finalmente realizzato il sogno di giustizia di molte famiglie. Sono molto importanti varie cose che ci dice la sentenza. Il primo è che c'è stato un disastro non solo nei luoghi di lavoro ma anche negli ambienti di vita. Il secondo è che è stato riconosciuto il dolo, come già nel processo della ThyssenKrupp. È un dolo a carico di chi? A carico di coloro che nelle stanze dei consigli di amministrazione hanno deciso quanto si dovesse spendere per fare sicurezza o quanto non si dovesse spendere. Sul fronte dei risarcimenti, la somma più alta è stata riconosciuta al comune di Casale Monferrato, 25 milioni. Alla regione Piemonte sono andati 20 milioni, all'INAIL 15 milioni di euro. Risarcimenti da 60 a 30 mila euro per i parenti delle vittime e 35 mila euro di indennizzo agli ammalati di patologie connesse all'amianto. La difesa dei due imputati annuncia battaglia. È una condanna pesantissima per una responsabilità che noi riteniamo che per quanto riguarda il barone De Cartier non ci sia stata. Quindi noi riteniamo che la sentenza debba essere riformata in Corte d'Appello. A nostro modo di vedere c'è un collegamento tra l'Eternit Austria, l'Eternit Italia e le morti di Broni, della fibronite di Broni, in quanto quando il sindaco di Casale Monferrato ha bandito nel suo territorio la produzione di amianto, tutte le commesse furono girate alla Fibronit di Broni e quindi si è avuta una maggiore produzione e quindi una maggiore incidenza di queste patologie. Poi c'è un ulteriore elemento della Eternit di Priolo Gargallo giù in Sicilia, dove sono morti quasi tutti i lavoratori e rispetto al quale lo stabilimento è ora a mo' di carcassa e quindi è un cimitero anche degli stessi operai oltre che della stessa attività. L'impianto accusatorio secondo me però ha retto, l'affermazione del principio c'è stato, il disastro c'è stato, io personalmente sono soddisfatto perché le parti che assisto io sono tutti casalesi e per Casale è stato riconosciuto sia il reato che i risarcimenti. Come dire, io sono stato particolarmente colpito di questa lunga sentenza,
che mi è parso un po' la ricostruzione di questo dramma nazionale, questi quasi 3.000 nomi che sono stati ripetuti, mi è sembrato un lungo rosario, veniva da dire ora pro nobis, prega per noi. E anche i cognomi che abbiamo sentito, non soltanto cognomi piemontesi, siciliani, campani, veneti, è stato sicuramente un dramma nazionale e questa sentenza è sicuramente un punto fermo, perché d'ora in poi credo che nessuno commetterà reati di questo tipo.